rovecchiato, il torneo del calcio Padova si è chiuso nel modo peggiore. Nel modo peggiore, ahimè, nella maniera in cui tutti eravamo molto preoccupati per mese su mese. E quest'anno anch'io ho avuto modo di seguire, ho perso pochissime partite in casa e di una cosa sono molto rammaricato, il fatto di non avere, di avere visto soltanto in poche occasioni la fame cioè dei risultati, quella fame che contraddistingue un giocatore quando gli vedi mangiare l'erba, capite, no? Ecco, in poche partite io ho visto questa fame di mangiare l'erba. Ecco, noi ci siamo sentiti qualche giorno fa al telefono e ha detto sì, ho delle cose, dei sassolini da togliermi delle scarpe. Vuole farlo adesso? No, no, perché sostanzialmente me li sono già tolti. Cioè, il nostro rammarico è quello anche di essere un secondo main sponsor di maglia e di vedere il nostro marchio che, ahimè, deve conoscere una sconfitta, cioè la sconfitta di quella maglia. Ci dispiace due volte, la prima come sportivi, come tifosi del calcio Padova e la seconda come bilantoniana naturalmente. Ecco, ma lei da chi è più deluso? Dalla società, dai giocatori che non hanno dato il massimo in campo? A chi reputa questa sconfitta? Ma i successi come sempre sono meriti della squadra, del gruppo, società più giocatori e altrettanto gli insuccessi. Per cui il nostro livello di insoddisfazione non nasce soltanto, ripeto, perché c'è una persona, un motivo, ma sono stati una serie di motivi che hanno portato, come tutti avete visto, a questo epilogo. Ecco, il futuro societario è incerto, ma il futuro della Birantoniana a fianco al Padova com'è? Ma Birantoniana non lascia nessuno, non lascia nessuno, come non lascia neanche il calcio Padova, ma soprattutto i tifosi, noi non lasciamo i tifosi, noi siamo vicini a loro, vicini, mi metto con loro, mi siedo con loro e siamo tutti sconfitti, però il Padova siamo noi, dicono. Ecco, l'anno scorso si parlava che anche lei poteva acquistare il Padova e adesso in questa situazione? Ma in questa situazione il presidente Pennocchio conosce la sua situazione e lui sa esattamente come muoversi da buon imprenditore, qual è. E di fronte a questa situazione di Padova. Gli auguro tanta buona fortuna e calma di decidere per il meglio per le sorti della società, SPA Calcio Padova e della nostra e del nostro patrimonio del calcio padovano. Ecco, quindi se Pennocchio domani la chiamasse, lei risponde presente, insomma va a sentire cosa vuole, insomma è pronto a trattare. Ma guardi, di solito quando il telefono squilla si dice pronto. Ora se questo pronto è riferito alla sua domanda io dico no, al telefono non parliamo.